Ciao, oggi per il video del giovedì farò una pratica, sempre il ciuffo ribelle comunque, devo trovare una soluzione per sto ciuffo. Se qualcuno ha una soluzione per il ciuffo del giovedì mi fa un favore, perché io mi vedo sull'iPad e vengo distratta da questo ciuffo tremendo che non so come domare. Allora, dicevo, oggi per il ciuffo del giovedì, per il video del giovedì, che è un po' anche il ciuffo, vorrei presentarvi la pratica che ho fatto quest'inverno per il corso di yoga, Hatha Yoga del lunedì alle 18. Dunque, quest'anno ho ereditato il corso di Hatha Yoga di Max, che teneva l'anno scorso Max, ho deciso di fare un lavoro legato ai ritmi del corpo e della natura. Per cui da autunno, da settembre, l'arrivo dell'autunno fino a marzo, ho lavorato sull'autunno e sull'inverno, ovviamente. Ed è stato un lavoro legato a raccogliere l'energia interna, un po' come la terra che va da un certo punto di vista a riposo. In realtà sembra che vada a riposo, ma da fuori vediamo le foglie secche, in autunno le foglie cadere, poi vediamo le foglie secche, i rami secchi. In realtà, e spesso la consideriamo come il momento un po' morto della natura, in realtà è un momento tutt'altro che morto, perché la natura sta lavorando, e anche se non lavora verso l'esterno, lavora per portare energia al semino che poi a primavera comincerà a germogliare, fino poi a sbocciare. Per cui il lavoro della pratica di Hatha del lunedì è stato concentrato principalmente sugli allungamenti in avanti e sulle torsioni e sull'apertura delle anche. Questo è stato un po' il lavoro. L'apertura delle anche è stata funzionale anche poi all'argomento che arriva poi in primavera, su cui abbiamo cominciato a lavorare da un paio di lunedì, che è appunto cominciare a sbocciare, quindi cominceremo a lavorare piano piano dolcemente sugli inarcamenti e sulle aperture. Quindi, a parte qualche evento sporadico dedicato tipo alla luna piena, all'eclissi, a Navaratri, a cose particolari, il video del giovedì più o meno, scusate, il video del giovedì, la pratica di Hatha Yoga del lunedì più o meno era incentrata su quello che sto per farvi vedere, tenendo presente che quando abbiamo cominciato a settembre era più soft, ed è andata poi aumentando, diventando sempre più, componendosi sempre in maniera più articolata mano a mano che andavamo avanti, quindi fino a diventare un po' più complessa, sempre rimanendo nei limiti dell'Hatha Yoga base, fino appunto a marzo, quando poi abbiamo cominciato a cambiare per la prima volta. Cominciamo in Tadasana. Appoggiamo bene i piedi a terra, cercando di aderire bene con le piante dei piedi a terra. Chiudiamo gli occhi, abbassiamo leggermente il mento per rilassare le spalle e portiamo la nostra attenzione al respiro. Mentre respiriamo, cerchiamo di non spingere indietro le ginocchia, ma attivando le cosce, di raddrizzare le gambe utilizzando le cosce, i quadricipiti anziché di fare forza e perno sulle ginocchia. Facciamo un bel respiro profondo. Piano piano apriamo gli occhi. Inspirando, cominciamo a sollevare le braccia. Guardiamo in alto, palmo contro palmo, ci perdiamo in Urdhvastasana. Facciamo un paio di respiri in questa posizione,
cercando invece di inarcare con la zona lombare, di ruotare leggermente indietro le scapole per spingere il centro del torace, il cuore verso l'alto. E poi espirando, cominciamo ad aprire le braccia con la schiena piatta, cominciamo a scendere. Appoggiamo le mani a terra, cerchiamo di premere bene con i piedi a terra e di tenere la schiena piatta. Facciamo qualche respiro, lasciamo che i muscoli si allunghino. Questo è il nostro primo saluto al sole che faremo scomposto piano piano, cercando di sciogliere i muscoli. Cerchiamo di portare la pancia, l'addome verso le cosce. Dimentichiamoci della posizione finale, del fatto che vorremmo portare il viso verso le gambe. Quella è l'ultima parte, la conseguenza di tutto il lavoro, di tutto il percorso. Per cui, per ora, cerchiamo semplicemente di portare la pancia verso le cosce, di tenere la schiena piatta, di immaginare di spingere gli ischi, che sono le ossa all'interno del bacino, le ossa del bacino che sporgono sotto i glutei, verso l'alto. E poi inspirando portiamo il piede destro indietro, lo appoggiamo a terra, appoggiamo anche il ginocchio destro, tenendo il busto ancora inclinato in avanti, scendiamo, teniamo le mani appoggiate a terra, la gamba posteriore, la gamba destra appoggiata a terra e cerchiamo di allungare bene il quadricipite della gamba destra, lasciamo andare l'anca destra. E cerchiamo di tenere il piede sinistro ben appoggiato a terra in modo che il tallone non si sollevi. Se il tallone si solleva vuol dire che stiamo andando avanti troppo con il ginocchio, quindi ci spostiamo indietro fin dove riusciamo e eventualmente spostiamo indietro la gamba destra per aprire. Inspirando, ruotiamo indietro le spalle e raddrizziamo il busto piano piano. Guardiamo avanti, non guardiamo in alto, lasciamo che la colonna si allunghi verso l'alto. Le spalle scendono, cerchiamo di non tenerle sospese. Ruotiamo indietro le scapole in modo che le spalle scendano e si allontanino dalle orecchie. Appoggiamo le mani a terra, puntiamo il piede destro, portiamo il piede sinistro vicino al destro e spingiamo nel kara testa in giù, in Adho Mukha Svanasana. Nel primo lo faremo con le ginocchia piegate, portando l'attenzione ai palmi delle mani. Inspirando, premiamo bene con i palmi delle mani, spingendo anche i glutei verso l'alto. Facciamo un paio di respiri, cercando di allungare bene la schiena e il busto, spingendo gli ischi verso l'alto e premendo con i palmi a terra, lasciando le ginocchia piegate. In questo momento non ci interessa. E poi da qui abbassiamo le ginocchia a terra, pieghiamo i gomiti cercando di non aprirli ma tenendoli chiusi, scivoliamo avanti, appoggiamo il torace lento a terra e poi premendo con le mani a terra, scivoliamo avanti, appoggiamo il corpo, stendiamo il dorso dei piedi, spingiamo con il dorso dei piedi, le gambe si attivano e si staccano da terra, vedete la differenza se io spingo con il dorso o non spingo, guardate le ginocchia come cambiano. Spingo con l'osso pubico verso il pavimento, ruoto indietro le spalle e comincio a salire il Bhujangasana. Non è questa posizione, le spalle scendono, i gomiti sono piegati, non guardiamo in alto, guardiamo avanti. Se guardiamo in alto sentiamo subito la pressione nella zona lombare. Ritorniamo giù, puntiamo i piedi a terra, spingiamo e portiamo ancora gli ischi verso l'alto, inspirando premiamo con i palmi delle mani e gli ischi, con i palmi delle mani a terra e gli ischi verso il soffitto e questa volta espirando attiviamo le cosce, quindi non spingiamo indietro le ginocchia ma contraiamo le cosce e spingiamo i talloni verso il pavimento. Arriviamo fin dove riusciamo. Poi pieghiamo il ginocchio destro, portiamo il piede destro avanti, appoggiamo il piede, appoggiamo il ginocchio sinistro, stendiamo il piede sinistro. Rimaniamo qualche istante con il busto in diagonale per allungare bene i muscoli e
rilascio Sancharasana come abbiamo già fatto dall'altra parte. E poi inspirando raddrizziamo. Cerchiamo sempre di portare l'attenzione alle spalle che scendono, al cuore che punta verso il cielo. E poi dopo appoggiamo le mani a terra, puntiamo il piede sinistro, invece di andare indietro portiamo il piede sinistro vicino al destro. Con la pancia cerchiamo le cosce e scendiamo in Uttanasana, ancora la schiena piatta e cerchiamo bene con la pancia le cosce. Spingiamo bene gli ischi verso l'alto e allunghiamo. E poi piano piano cominciamo a salire, solleviamo le braccia e inspirando. Ci portiamo in Urvastasana, palmo contro palmo, ancora il cuore verso il cielo, allunghiamo ed espirando pieghiamo i gomiti, abbassiamo. Inspirando Urvastasana e poi apriamo le braccia, espirando schiena piatta, scendiamo in Uttanasana, viso verso le ginocchia se riusciamo, ma sempre pancia verso le cosce. Gamba sinistra indietro, appoggiamo il ginocchio e inspirando ruotiamo indietro le spalle, Ashva Sanchalasana. Appoggiamo le mani a terra, piede sinistro, piede destro, in linea per sinistro, Adho Mukha Svanasana, cala testa in giù. Pieghiamo le ginocchia, le appoggiamo a terra, scivoliamo avanti e poi giù. Attiviamo bene l'osso pubico, il dorso dei piedi e ruotando indietro le spalle, Bhujangasana. Ritorniamo giù, puntiamo i piedi, spingiamo i glutei verso l'alto, Adho Mukha Svanasana. Pieghiamo il ginocchio sinistro, piede sinistro avanti, scendiamo, appoggiamo il ginocchio destro, Ashva Sanchalasana dall'altra parte. Spingiamo ancora il cuore verso l'alto, le spalle rilassate, appoggiamo le mani a terra, richiamiamo il piede destro vicino al sinistro, espirando Uttanasana. Inspirando saliamo, Urvastasana. Espirando rilassiamo. Ora da questa posizione portiamo il piede destro indietro, lo teniamo più o meno a 45 gradi, il ginocchio sinistro si piega a 90 gradi in modo che il ginocchio sia in linea con la caviglia o più indietro, ma non avanti. Se superiamo la caviglia dobbiamo spostare leggermente il piede avanti in modo da non lavorare male sul ginocchio. Il bacino è rivolto avanti, quindi non è aperto ma è chiuso. Inspirando solleviamo le braccia, palmo contro palmo, Virabhadrasana 1, guerriero 1. In questa posizione i piedi premono bene a terra per attivare bene le gambe. Se riusciamo a tenere la coscia anteriore parallela al pavimento, meglio. L'importante è non staccare nessuna parte dei piedi a terra, in particolare la parte esterna del piede posteriore. Alla prossima espirazione cominciamo ad aprire le braccia, le portiamo all'altezza delle spalle, apriamo anche il bacino, prendo leggermente il piede dietro che si apre un pochino, il bacino e l'anca si aprono, il ginocchio sinistro rimane sempre piegato, guardiamo verso la punta delle dita della mano sinistra. Entriamo in Virabhadrasana 2, il guerriero 2. Respiriamo, manteniamo sempre il contatto dei piedi con la terra. E poi da qui appoggiamo la mano destra alla coscia sinistra, ruotiamo il palmo verso il soffitto e inspirando ci allunghiamo, guardiamo
il palmo della mano sinistra, allunghiamo bene il fianco sinistro. E da qui ritorniamo avanti, portiamo ancora le braccia all'altezza delle spalle, stendiamo la gamba sinistra, inspirando ci allunghiamo ed espirando cominciamo a scendere. Appoggiamo la mano sulla gamba sinistra e cominciamo a scendere lasciando che il piede destro rimanga sempre appoggiato in modo che l'anca sia aperta. Le spalle sono aperte, se sentiamo che cominciamo a ruotare vuol dire che stiamo facendo ruotare anche il bacino. Quindi invece di continuare a scendere, apriamo e ascoltiamo. Possiamo ancora scendere, se sì, scendiamo, senza però mai perdere l'allineamento dell'anca. Guardiamo verso la mano destra, premiamo forte con i piedi a terra, apriamo bene il torace, immaginiamo di voler toccare con la mano destra il soffitto, il cielo, per aprire bene tutto. E poi espirando ruotiamo il braccio avanti, portiamo la mano a terra o lungo la gamba, se ci siamo fermati lungo la gamba, giriamo leggermente verso l'interno il piede destro in modo da chiudere il bacino come per il guerriero 1 e appoggiamo la schiena guardando avanti. Possiamo tenere le mani appoggiate a terra oppure lungo la gamba. Cerchiamo di evitare di fare questo, piegando il ginocchio e la schiena. La gamba è distesa, la coscia è attiva, la schiena è piatta e guardiamo avanti. L'anca destra cerca di chiudersi. Ora pieghiamo leggermente il ginocchio sinistro, portiamo il piede destro vicino al sinistro. Chiudiamo ancora in Uttanasana. Pancia verso le cosce, allunghiamo. Inspirando ritorniamo su. Ancora Urvastasana. Espirando, rilassiamo. Ripetiamo dall'altra parte, quindi inspirando portiamo il piede sinistro indietro, pieghiamo il ginocchio destro, chiudiamo il bacino, inspirando solleviamo le braccia, Virabhadrasana 1, cerchiamo di premere bene con i piedi a terra, la coscia destra è più parallela possibile al pavimento, l'anca non si apre, siamo rivolti avanti. Alla prossima ispirazione apriamo le braccia, apriamo il piede e l'anca sinistra, ci portiamo in Virabhadrasana 2, nel guerriero 2. Cerchiamo di non tenere le spalle alzate, le spalle sono sempre lontane dalle orecchie, la coscia destra è sempre parallela al pavimento, i piedi sono sempre a contatto con la terra. Appoggiamo la mano sinistra sulla coscia sinistra, ruotiamo il palmo destro verso il soffitto e ci allunghiamo in Virabhadrasana. Guardiamo verso il palmo della mano destra e allunghiamo. Ritorniamo su. Posizione delle braccia come nel guerriero 2, stendiamo però la gamba destra, inspirando ci allunghiamo ed espirando scendiamo in Trikonasana. Ricordiamoci sempre di non perdere la posizione dell'anca. Guardiamo verso la mano sinistra che cerca il cielo, le spalle si aprono in modo da permettere anche al bacino di aprirsi. Premiamo bene con i piedi a terra, se sentiamo che il bacino si chiude, saliamo un pochino. Il braccio sinistro ruota avanti, chiudiamo la posizione del bacino chiudendo la posizione del piede sinistro. Schiena piatta, guardiamo avanti e allunghiamo. Prajvottanasana si chiama questa posizione.
Praticamente di tutte le posizioni che abbiamo fatto fino adesso potete trovare il tutorial sul canale Asana per Asana. Pieghiamo leggermente il ginocchio destro, richiamiamo il piede sinistro vicino al destro, inspiriamo e ci allunghiamo, espirando pancia verso le cosce, Uttanasana. Inspirando ritorniamo su, Urdhvastasana. Ed espirando rilassiamo. Divarichiamo leggermente le gambe in modo da portare i piedi in linea con le anche. Spostiamo le punte dei piedi verso l'esterno e piano piano, piegando le ginocchia un po' alla volta, scendiamo in Malasana. Dondoliamo piano piano per cercare di entrare nelle anche. Respiriamo profondamente. Quando siamo in Malasana e se i talloni si sollevano da terra in questo modo, possiamo o sollevarci leggermente in modo da riuscire ad abbassare i talloni, oppure mettere uno spessore che può essere per esempio un tappetino sotto i piedi, in modo da appoggiare anche i talloni e non lavorare sulle ginocchia in questa posizione. Cerchiamo di tenere la schiena piatta. Tenere la schiena piatta e le spalle aperte ci aiuta, mi giro di qua così magari mi vedete meglio, ci aiuta a lavorare ancora di più sull'apertura delle anche. Palmo contro palmo e premiamo verso il basso in modo da spingere con i gomiti all'interno delle ginocchia per aprire bene. Se riusciamo a stare in questa posizione possiamo dondolare per entrare piano piano nelle cosce, nelle anche, scusate. E poi da qui liberiamo le mani, portiamo le mani dietro la schiena, ci sediamo, stendiamo le gambe davanti a noi, tiriamo le punte dei piedi verso di noi, portiamo le mani a terra per avere una buona, un buon contatto. Con le mani a terra ruotiamo ancora indietro le spalle, abbassiamo il mento e spingiamo. Entriamo in Dandasana. Questa posizione aiuta a entrare in contatto con il centro del corpo, attiva tutti i muscoli. Se la facciamo nel modo corretto possiamo sentire i muscoli delle gambe, delle braccia, delle spalle, della schiena, del centro del corpo. E poi rilassiamo i piedi, inspirando ci allunghiamo verso l'alto con le braccia, espirando cominciamo a scendere portando la pancia verso le cosce, ci allunghiamo avanti. Entriamo in Paschimottanasana, il primo Paschimottanasana sarà molto meno profondo degli altri. Cerchiamo di guardare avanti per tenere la schiena piatta e cominciamo a lavorare su questa parte, la parte posteriore delle cosce, le catene posteriori. Quindi questa parte è la parte alta delle cosce e la parte bassa della schiena. Respiriamo, cerchiamo di usare l'espirazione per riuscire a lasciare andare i muscoli. Poi inspirando saliamo, ci allunghiamo, espirando rilassiamo le braccia, pieghiamo il ginocchio destro, portiamo il piede a terra, cerchiamo di tenere il piede con il taglio esterno in linea con il gluteo, questo per evitare che poi il ginocchio collassi verso l'esterno, quindi c'è una buona distanza tra il piede e l'altra gamba. Da questa posizione inspiriamo ed espirando scendiamo avanti, cerchiamo di raggiungere il piede sinistro, guardiamo avanti, allunghiamo piano piano senza forzare. Abbiamo sempre la schiena piatta, inspirando saliamo, espirando rilassiamo.
cambiamo gamba, pieghiamo il ginocchio sinistro, inspirando ci allunghiamo ed espirando scendiamo avanti, ancora schiena piatta. Questi primi movimenti saranno poco profondi perché ci servono a scaldare il corpo e entrare piano piano nella zona delle anche. Allunghiamo prima un pochino la parte bassa della schiena e lavoriamo sui muscoli intorno alle anche in maniera soft per poi cominciare a lavorare in maniera più profonda. Inspirando ritorniamo su ed espirando rilassiamo. Allora adesso, stando seduti, pieghiamo una gamba, la portiamo il piede all'interno della zona del perineo, qua all'interno della coscia e qua nella zona perineale, e pieghiamo l'altra gamba e portiamo il piede o immediatamente davanti all'altro a terra oppure appoggiando il dorso del piede in modo da incastrare parte del piede tra la coscia e il polpaccio opposti, altrimenti se non riusciamo a mantenere nessuna delle due posizioni ci possiamo mettere a gambe incrociate oppure chi preferisce nel mezzo loto in Ardha Padmasana. Deve essere comunque una posizione che riusciamo a mantenere per un pochino, perché adesso lavoreremo sull'apertura delle anche in questa posizione. Appoggiamo le mani sulle ginocchia, inspirando allunghiamo bene il busto cercando di aderire bene con gli ischi a terra ed espirando cominciamo a ruotare, andiamo verso destra tenendo sempre la schiena piatta, andiamo a sinistra, inspirando ci allunghiamo ed espirando andiamo dall'altra parte. Lo facciamo un po' di volte seguendo il ritmo del nostro respiro. E se già riusciamo senza fatica a combinare l'espirazione con l'allungamento in avanti e l'inspirazione con l'allungamento verso l'alto, senza dover quindi impegnare la nostra mente a farlo, possiamo tranquillamente spostare la nostra attenzione alle anche e ai muscoli delle anche e delle gambe che sentiamo in questo movimento. Quali sono i muscoli che cercano di opporsi, di bloccarci? Proviamo a dirigere il nostro respiro a questi muscoli. Ci fermiamo al centro, inspirando solleviamo le braccia ed espirando rotiamo il busto verso destra, abbassiamo la mano destra a terra dietro di noi, inspirando ci allunghiamo verso l'alto allungando bene il fianco sinistro ed espirando portiamo la mano sinistra all'esterno della coscia destra, guardiamo oltre la spalla destra e cerchiamo di utilizzare la posizione delle mani e delle braccia per mantenere la torsione in modo da poter liberare i muscoli del busto e quindi riuscire a respirare liberamente. Nelle torsioni useremo più la parte apicale, la parte alta dei polmoni, più che la parte bassa, che è quella che subisce maggiormente la torsione. Cerchiamo di usare il respiro per lasciare andare i muscoli, trovare una posizione comoda nella torsione. Inspirando, ritorniamo al centro, ci allunghiamo anche con le braccia ed espirando, ruotiamo verso sinistra, mano sinistra a terra, inspirando, ci allunghiamo ed espirando, portiamo la mano destra all'esterno della coscia sinistra e ancora entriamo in torsione. Guardiamo oltre la spalla sinistra, continuiamo a respirare.
Inspirando, ritorniamo al centro. Ed espirando, rilassiamo. Piano piano liberiamo le gambe, stendiamo e ci riportiamo in Dandasana. Quindi tiriamo le punte dei piedi, appoggiamo bene gli ischi a terra, mani a terra, ruotiamo indietro le spalle, abbassiamo il mento. Premiamo con i palmi a terra, tiriamo le punte dei piedi verso di noi, attiviamo tutti i muscoli del corpo. Rilassiamo. Inspirando ci allunghiamo verso l'alto ed espirando Paschimottanasana. Ora dovrebbe essere un pochino più semplice scendere in Paschimottanasana perché le anche le catene posteriori cominciano a sciogliersi. La pancia cerca ancora le cosce, la schiena è piatta. Se sentiamo di poter scendere ancora un po', invece di piegare la schiena e scendere con la testa, inspirando proviamo ad allungarci ed espirando a scendere, sempre mantenendo la stessa distanza che c'è tra la cresta iliaca, quindi l'anca e la sporgenza che sentiamo dell'anca, l'osso e le costole. Questo ci garantisce che la schiena sia piatta e che stiamo allungando bene. Inspirando, ci allunghiamo ancora verso l'alto. Espirando, rilassiamo. Pieghiamo ancora la gamba destra, portiamo ancora il piede verso l'esterno. Inspirando, ci allunghiamo verso l'alto, espirando, scendiamo verso il piede sinistro. Ci sistemiamo un pochino. E poi da qui cominciamo a staccare il braccio destro dal piede, portiamo il braccio davanti alla tibia, pieghiamo il gomito e portiamo la mano dietro la schiena. La mano sinistra si stacca dal piede, il braccio sinistro va dietro la schiena e afferriamo o le dita oppure il polso. Leggiamo un attimo. O così. Oppure se non ci arriviamo possiamo usare una cintura oppure afferrare la maglietta dove riusciamo ad arrivare, la maglietta e i pantaloni, in modo da lavorare comunque con i muscoli. Ma se avete una cintura in casa è comodissima, l'importante è che non sia elastica la fascia che utilizzate, altrimenti ha poco senso. Se invece utilizzate una qualsiasi cintura, anche dell'accappatoio, va benissimo. Per chi riesce a scendere bene in questa variante di Marichyasana, cerchiamo di tenere la schiena piatta, pancia ancora verso la coscia e se riusciamo mento verso la tibia. In questa posizione riusciamo a entrare in contatto profondo con il centro del nostro corpo. Le braccia ci aiutano a mantenere la posizione, a chiuderla. E poi piano piano liberiamo le mani, inspirando ci allunghiamo, espirando Paschimottanasana, scendiamo. E questa volta proviamo a rimanere in ascolto, chiudiamo un attimo gli occhi, portiamo le cosce sempre, l'addome alle cosce, la schiena piatta e proviamo a sentire come sta lavorando la gamba destra, in particolare la zona dell'anca, del gluteo, e come sta lavorando invece la sinistra. Proviamo a vedere se ci sono delle differenze, cerchiamo di memorizzarle, di interiorizzarle, di metabolizzarle. E poi inspirando ci allunghiamo verso l'alto, espirando rilassiamo le braccia, pieghiamo il ginocchio sinistro, appoggiamo ancora il piede a terra tenendolo distante dall'altra gamba. Inspirando ci allunghiamo, espirando scendiamo avanti, afferriamo o la gamba o il piede. Diamo il tempo ai muscoli di allungarsi, ci sembreranno molto più chiusi di prima perché abbiamo appena lavorato sull'altro lato. Portiamo il braccio sinistro dietro la schiena, agganciando la tibia sinistra. Giro un pochino se non mi vedete.
braccio destro dietro la schiena, la mano sinistra afferra il polso destro, oppure le mani, le dita si intrecciano o ci agganciamo alla maglietta o quello che usiamo, la fascia. E ancora, inspirando ci allunghiamo, espirando scendiamo. Piano piano liberiamo, inspirando ci allunghiamo ed espirando proviamo Paschimottanasana. Scendiamo, pancia alle cosce, schiena piatta, guardiamo avanti, cerchiamo però di rilassare le spalle. Questa volta rilassiamo le braccia, torniamo su srotolando la schiena. Portiamo le mani dietro la schiena, pieghiamo le ginocchia e teniamo i piedi un po' più larghi rispetto alle anche. Se siete su un tappetino da pratica potete tenere come indicazione il bordo esterno del tappetino, tenendo i piedi a cavallo del bordo esterno. Portiamo le mani dietro la schiena in modo da riuscire a reclinare indietro il busto, ruotiamo indietro le spalle per spingere il cuore verso l'alto. Manteniamo qualche istante, teniamo il mento basso, non buttiamo indietro la testa. E poi alla prossima ispirazione abbassiamo tutte e due le ginocchia verso destra. Teniamo le mani appoggiate a terra e spingiamo l'anca sinistra in avanti. Ancora respiriamo. Sentiamo come piano piano i nodi all'interno delle anche si sciolgono piano piano. Alcuni asana che lavorano sulle anche e sull'allungamento delle catene posteriori possono creare qualche emozione un po', diciamo, negativa che ci agita. Ci possono portare nervosismo, a volte anche rabbia, ma è una cosa assolutamente normale. Sono solo emozioni e in quanto tali poi passano nel giro di qualche respiro. Per cui cerchiamo di non calarci nell'emozione, di non farci catturare e di non identificarci nell'emozione. Inspirando torniamo al centro ed espirando scendiamo dall'altra parte, questa volta è l'anca destra che spinge avanti. A me piace in questa posizione ascoltare il respiro e osservare e sentire il movimento dell'addome che sale e che scende mentre respiriamo. Ritorniamo al centro, scendiamo ancora a destra. Questa volta portiamo la mano sinistra al posto della destra, quindi cominciamo a girarci come se volessimo guardare dietro di noi. Apriamo la mano destra in modo da portarla dall'altra parte, in linea con la spalla destra, siamo girati indietro. Manteniamo la posizione con la schiena dritta per qualche istante. Se sentiamo già lavorare in questa posizione, mi giro un po' così, vedete. Se sentiamo già lavorare in questa posizione, manteniamo la posizione. Se invece possiamo scendere, sentiamo di poter scendere ancora un po', cominciamo a piegare i gomiti per scendere sugli avambracci.
E se sentiamo di poter scendere ancora, scendiamo appoggiando il torace a terra. Possiamo rimanere col mento appoggiato a terra, oppure con la guancia destra appoggiata a terra, o per completare la torsione e renderla ancora più potente, più intensa, appoggiamo la guancia sinistra. E respiriamo. Rimaniamo ancora in ascolto, lasciamo andare i muscoli e proviamo a sentire quali muscoli si stanno opponendo, quali si stanno rilassando, dove dirigere il nostro respiro per aiutare il nostro corpo a entrare in questa posizione. Più si mantiene questa posizione, più diventa comodo. Meno uscirei, più ci rimango, più ci sarei. È bellissimo. Appoggiamo le mani a terra sotto le spalle, piano piano saliamo, senza avere fretta. Stiamo uscendo piano piano dal centro del nostro corpo, facciamo capolino verso l'esterno, quindi facciamolo dolcemente, come quando stiamo in una stanza buia e accendiamo di colpo la luce. Se accendiamo prima la bagiura è meglio. Scendiamo dall'altra parte, abbassiamo le ginocchia a sinistra, cominciamo a girarci, la mano destra al posto della sinistra. La sinistra si apre, teniamo la schiena dritta, cominciamo ad aprire, a sistemarci, e poi, se c'è margine, scendiamo e cerchiamo la nostra variante dove riusciamo a entrare profondamente nel nostro mondo interiore. Appoggiamo le mani a terra sotto le spalle, piano piano ritorniamo su, ritorniamo al centro, pieghiamo tutte e due le ginocchia, srotoliamo la schiena, portiamo le ginocchia al petto, teniamo la schiena piatta, le spalle rilassate, le ginocchia verso di noi. Da dicembre avevo introdotto anche un passaggio in Kakasana, nel corvo, ritornando da Malasana, ritornando in Malasana. Per oggi vi propongo questa parte, questa versione della pratica invernale, che è stata la prima, diciamo, la prima versione che abbiamo lavorato un po' sul saluto al sole, e poi sul radicamento in piedi con i guerrieri, con i triangoli, e poi siamo scesi e abbiamo cominciato a lavorare sulle anche per rendere comoda la posizione, per poi cominciare a tuffarci verso il nostro mondo interiore. Lasciamo
Lasciamo andare le braccia, le stendiamo a terra tenendole un po' larghe con i palmi rivolti verso il soffitto. Appoggiamo i piedi a terra. Facciamo scivolare i piedi avanti e ci portiamo in Shavasana. Facciamo un bel respiro profondo, espirando. Abbandoniamo completamente i nostri muscoli affidando il peso del nostro corpo alla terra. E rimaniamo in Shavasana tutto il tempo che vogliamo, tutto il tempo che ci serve.